Bentornati su Topolino Mania, episodio numero 8, episodio spero finalmente quello finale. Nella scorsa puntata abbiamo salvato sia il principe che il povero e adesso dobbiamo andarcene nella torre di Pietro Gamba di Legno, ok? Dobbiamo andare a cercare di sconfiggere il despota. Che io non ci sono mai riuscito, ragazzi. È una cosa. Io sto gioco ci giocavo all'epoca. Questo gioco c'è nel 94. Io all'epoca ci giocavo. Ma non sono mai riuscito a finirlo sto gioco. Mai. Che era veramente troppo difficile. E ovviamente quando muori durante l'ultimo mondo di gioco ti fa ricominciare all'inizio. Cioè, tipo, tu arrivi. Cioè, superi tutta una serie di livelli difficilissimi. Arrivi a Pietro Gamba di Legno. Lui ti ammazza e ti devi rifare da capo tutto il mondo di gioco fin dal pezzo dei lampadari. E devi un'altra volta salvare sia il principe che il povero. Un casino. Andiamo a giocare. Ok, dove eravamo rimasti? Qui. Abbiamo appena salvato il principe. Dopo aver salvato già il povero. Dobbiamo andare alla torre di Pietro Gamba di Legno. Ok. Ecco, qua è dura. Livello alla Nebulus. Già ho perso una stellina. Punto vita, già l'abbiamo perso. Perfetto. Oh, mamma mia. Che sotto il fuoco sale sempre, quindi no, rifacciamo, riprendiamo il salvataggio ogni volta, così almeno arriviamo da Pietro con un paio di vite, perché sennò vaffanculo, su quel pezzo è impossibile. No, ma l'avevo saltato il maledetto. Dai. No. Stavolta sapevo che lì c'erano le palle chiodate. Che schivare le palle chiodate. Mettiamo il salvataggio qui. Ok. Bene. E qua già salverei perché quel primo ostacolone l'abbiamo superato. Poi la cosa bella è che io sotto non so se il fuoco è un'animazione e basta, oppure se è proprio fatto in real time con quell'effetto delle demo dell'epoca, l'effetto fuoco delle demo. A me sembra fatto in real time, francamente. Se ricordate, tipo su Amiga e su PC c'erano delle demo tecniche, tipo delle demo della scena, delle sin demo, che in pratica c'erano proprio quell'effetto là uguale. Secondo me cioè un pezzetto è calcolato in tempo reale, poi viene specchiato e ripetuto per tutto il per tutta la larghezza, capito? E vaffanculo assoreta però. Ma poi perché io aspetto troppo quella cacchio di palla chiodata da me. Ma no. Tocca rifare da capo tutta la torre, no? Grazie. Ok, questo pezzo era difficilissimo, quindi salviamo. E ce l'abbiamo fatta, ma attenzione perché adesso arriva un pezzo ancora più difficile. Ci sta la Erfaina, anzi, che sta nella torre infuocata. Ma il fuoco continua a salire, ragazzi, non è finita qua. Come fai?
Questa è la musica dell'infamia, me la ricordo io, che quando arriva sta musica te dovevi cagare addosso. Cioè, come fai qua a non farti mai colpire? È impossibile. Cioè, che devi saltare in testa a tutti, ma non si può fare. Cioè, non c'è proprio il tempo, lo spazio materiale. Come fare? Mi sento che fa biglia salto, biglia salto, biglia salto. Questi mi sa che fortunatamente sono nemici che richiedono tutti una sola biglia per essere uccisi. Una roba tipo così, infatti sì. Ok, quindi si può fare. Ma vedete che fai appena appena il tempo. Ah, che caspita! Hanno fatto difficilissimo sto pezzo. Aia. Niente, rifamo. Ah, una freccia in petto mi è arrivata. Ah, oh, impossibile sto pezzo, ragazzi. Sì, non so se salvare, non voglio salvare. Perché... Anche perché se riesco a superare quella fase senza perdere una vita, poi troviamo le stelline per... È come se avessimo una vita bonus, fondamentalmente. Che cazzo! Momento proprio Rastan qua proprio, eh? Anzi, momento Jungle Hunt, Jungle King, che dir si voglia. Eh no, ma si è bloccato qui, e vattene un po', fai una me. Ho finito le biglie, perfetto. Finito le biglie. Ora se fa morire, questo non muore. Ma sono troppi. Vabbè, ma qua a livello il gioco diventa assurdo qua. Non muore. Ma questo qua, ecco, andando avanti qua c'è Pietro. Oh oh, Miki deve combattere contro il più grande gamba di legno di tutti nello scontro finale. Ma ovviamente lo guardiamo solo, perché è arrivato qui così con la scarpa e una ciabatta. Sono arrivato, c'ho due biglie e zero vita. Cioè, è impossibile batterlo adesso. Però diamo un'occhiata a come il boss finale. Eccolo, eccolo Pietro, bastardo gamba di legno. Aspetta, aspetta, possiamo salire sulla... Mi dà una culata, ma le shuriken scendono. Sto boss mai battuto, sto boss, mai.
questa culata. Niente, non prende danno? È possibile salire, ma per un attimo. Non prende danno dalle biglie, quindi come cacchio gli devo saltare in testa? Non prende danno dalle biglie, figlio di puttana. Quindi ricarichiamo la posizione. Porco il cacchio. In faccia, mi sono preso la freccia. Orco il cazzo. Ma niente, se sono io è proprio da bestemmia, veramente. Ce l'ho fatta, cioè ero arrivato. Porca la mignotta, ero arrivato lì. Ah, l'ho presa la freccia in faccia. Ma no, no, sta andando perfetto. Mannaggia quella trottola. Ma perché mi devi prendere? Troppo in alto sono andato? E c'era una freccia, se vede, passante lì e mi ha fregato. Ma già ho preso due botte, ma che cazzo? Qua a metà livello mettiamo la pausa perché... No, vaffanculo. Allora, se riesco a fare tipo metà livello senza essere mai colpito, mettiamo pausa e salviamo. Perché sennò qua... Qua ci riusciamo l'anno del mai. Ma va a fare in culo, perché? La botta l'ho presa. Ma porco il gatto! Niente, ho preso la botta. Va a fare in culo! Niente, non sono più capace, ragazzo. Sono rovinato. Ma perché devo prendere la botta là, sempre? Tu va a fare in culo? Ma perché mi ha dato una pedata, sto stronzo? Io qua salverei. Non so se ho fatto bene a salvare qua, però tant'è. Ecco, ho preso una botta, perfetto. Ho preso un'altra botta. Grandissimo. Mannaggia la... E ho sbagliato, e vabbè. E vaffanculo nel fuoco, sono finito. Ma no, ma l'ho colpito. Ma perché? Perché non me l'ha dato buono? Avete visto che l'avevo colpito? Perché non me l'ha dato buono? Si è sentito tin e non l'ha preso. M'ha preso? Ma vaffanculo! Scusate ragazzi, mi sto incazzando da morire, veramente.
caccio. Morì. No, ma perché? 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 C'ero arrivato, era arrivato, porco il cane. Ero arrivato. Ecco, ma vedi? Perché tipo ho beccato un frame dove lui stava all'indietro e non me l'ha dato buono. Non dico più niente, ma procedo e vinco perché mi sono rotto. Ah, io qua salvo perché vaffanculo, fa tutto questo pezzo senza errori. E andiamo a vincere, e andiamo a vincere. E ci abbiamo... ragazzi, c'ho tutta la vita, mo, Mo c'ho tutta la vita, non mi rompete le palle. È come se si guadagnavano i bonus. Fare in culo pure te. Cerco pure di risparmiare ulteriori biglie. Guardate un po' quanto sono stronzo. Mi sa che non ho fatto un buon... Cadiamo nella... A rifamo. Dai, dai, che ce la facciamo. Sto giro finiamo il gioco di... scusa. Intanto due punti vita l'ho perso e sono cascati con una forma. Sarò deficiente io? Sarà che devo fare una pausa? Sarà che devo fare una pausa, ragazzi, perché sto cotto, veramente. Faccio 5 minuti di pausa, torno qua, voi non la vedrete la pausa, la taglio. A tra poco. Che cacchio. Ok, rieccoci qua, dovevano essere 5 minuti di pausa, invece sono stati tipo un minuto scarso. Ma lasciamo perdere, perché sennò non ce la faccio coi tempi, perché... c'è un sacco di altre cose da fare, quindi vediamo un po' se riusciamo. Ok. Ma perché? L'ha colpito. Sto andando male. Fortuna che ho fatto la pausa, mamma mia. Utilissima è stata sta pausa. Ma perché la colpisce addosso? Allora, mi sa che mi conviene tanto... Scusate, Mi sa che mi conviene tanto ammazzarli tutti uno per uno. Sono qua. E uno. Procediamo proprio sistematicamente, sennò qua è un problema. Ok. Che il necessario non prende danno. Poi se spreco qualche biglia in più ce ne frega niente. Quindi salvataggio. No, io non sono soddisfatto. Perché appena arrivo quello mi spara le frecce in faccia? Non bene. Ma ne è ad un altro a sparare i coltelli. Ma li mortacci tu. Sto schifoso. Tanto qualche stellina ma dovrà da un certo punto, no? Che cacchio, l'ho saltato in testa. La collisione non è che è andata proprio bene. Ma va, sono male. Arriviamo. Ma porco il cacchio, arrivo su stronzo dietro.
Quattro colpi sono voluti per sto maledetto. Ah no, uno, un colpo mi sa sarà beccato sta faina di merda qua. Niente. Ma teneva un sacco di vita. Ma qua mi hanno tolto tutte le biglie. Ecco, e mo qua c'è Pietro Gamba di Legno. Ecco, ma una volta fatto questo, io dovrei saltare in testa. Che cazzo devo fare? Devo alzare sto coso, non lo so. Che tra l'altro non c'ho biglie qua, quindi ci deve essere un modo per ammazzarlo senza biglie. Ci deve essere un modo per ammazzarlo senza biglie. Come si fa? Non so bene. Ah, ecco. Ah, lo devo far salire. Ah, mo è chiaro. Lo devo far salire. Devo riuscire a fargli poggiare il culo su quel coso, su quel cuscino di punte. Quindi dai, si può fare. Allora, lo mettiamo un pochino più qua. Dai, vieni qua, stronzo. Oh, me ne sto qua. Ma che cazzo. Vieni qua, imbecille. È uno! E si è bucato il culo. Pure io però sono morto. Ok, dai, abbiamo capito come si fa il boss. Dai, dai, ce la possiamo fare. Io sta cosa a me sa all'epoca non l'avevo capita. Perché veramente c'hai... Arrivi là con una vita e mezza, pieno di incazzatura, già quello ti ammazza al volo, manco riesce a capire la meccanica per sconfiggerlo. Ma porco il cazzo. Scusate, stavolta l'ho detta tutta la parolaccia perché mi sono veramente incazzato. Qui io salverei, perché sono andato bene. Mi è arrivato un pugnale alle spalle. Allora, siamo arrivati. Però, ovviamente, qui non servono le biglie al boss finale. Ma che cazzo. Però è che riesce a beccare al punto giusto. Come fa? Tipo questo era il punto giusto. Ma ste cazze shuriken che scendono dall'alto. Ma quando mai Pietro Gambetellino ci ha avuto le shuriken? Quando mai? Ecco, sarei dovuto passare sotto. Quindi allora, a sinistra della vetrata. Allora, questo qui è un punto dove si fa male. Poi a destra dell'armatura. Allora, a sinistra della vetrata e a destra dell'armatura. Pure qua sotto la stella. Ah,
No, mi ha colpito, ho fatto male, è un bastardo. E mo... Sinistra della vetrata, eccola. E qua. E non è morto, ovviamente. Quanti cacchio di colpi serviranno? 200.000? Non lo so. Ok, arriviamo a sto pezzo. Teoricamente dovrebbero essere 3 o 3 o 5, 7, insomma, una roba del genere. E qua forse risalverei. Che ma adesso raggiungere Pietro senza perdere punti vita potrebbe essere risolutivo. Ah, ho finito. Ah, senza perdere punti vita. Sono un cretino perché ho perso tutti i punti vita. Vaffanculo. Ho fatto male a salvarla veramente. Come, il problema è che quando no, niente, la spada mi becca uguale. Allora può essere messo qua alla destra della statua. Allora, lancio questa spada. E uno. Ok, è possibile saltare la spadata, però non è facile. Per ora un colpo gli abbiamo dato. Vai, due colpi. Tre colpi e non bastano. Però dai, abbiamo un po' capito la meccanica, dai, ce la posso fa. Ce la posso fa. Aia. E uno. Ma vaffanculo, ste stelle! Due. Aia. Ma vaffanculo, ci sono andato io sulla stella. Preso, timing sbagliato. Ma che cazzo, mi dimentico sempre queste stelle da me. Allora ragazzi, dai, aspetta. Corri. È uno, però ma vedi, mi ha preso uguale, la vita mi ha tolta, figlio di buona. Due. Tre. Quattro. È morto! È morto! No! No, ora diventa più difficile il gioco! Porca puttana! Io pensavo che era morto! No!
Diventa più difficile il gioco. Ma si mette a sparare. Si mette a sparare le stelle dal culo. Ma io non ci posso credere. Ma guardate che gioco. Ma porca la mignola. Ma l'ho ripreso. Vabbè. Senti, ti saluto, ti ringrazio. Ne ho ammazzati due, uno alla cieca. Uno di due l'ho ammazzato alla cieca. Guardate che pezzo di... ma perché ho finito le cazzo di... Ho finito le biglie. Ma c'ho 8 biglie, sono tante. C'ho 2 biglie, raga, sono una merda, veramente. Ma che cazzo, quello dietro. Ma come fai? Ok, ma io qua risalverei. Anche se mo mi arriva un coltello in faccia, sicuro. Ecco, infatti. Tu vai a fare in culo. Andiamo da la Pietro Gamba di Legno. Ho detto anche Pietro Gamba di merda, perché ormai mi sono stufato. Ma forse sta prima fase l'avevo superata all'epoca. Sapete che non mi ricordo proprio. Prima fase finita, mo sono dolori. Ma io ho premuto, perché non me lo preme quel pulsante di merda? Ma c'è un cazzo di... Ok. La roba alla Sonic, insomma. Pietro è praticamente una schiena del Dottor Robotnik. Il problema è che abbiamo finito... Vai! Boom! No, aiuto! Poi morì. No, l'ho mancato. Porco il cazzo. Eccolo, eccolo, mi ha affettato. Ce l'avevo quasi fatta. Ma ovviamente tocca rifare la prima fase di merda. Andiamo male perché non mi sono abbassato. Mi sono dimenticato di abbassarmi. Manna... No! Mi sto troppo arrabbiando, ragazzi. Come faccio a finire sto?
Ok, senza colpo ferire e andiamo al boss. Ecco, già ho sbagliato. E uno. Ma che cacchio, perché ogni volta mi devo fare colpire la stessa roba? Due. Tre. Ma no, l'ho presa quando non mi serviva, prendila, certo sono imbecille. E ne ho perse due per prendere, vabbè. Ma famo così, ricarichiamo. Allora, prima basso. Poi spostiamo questo. E uno. E qui io già salvo. E due. Guardate che bello vedere l'espressione di dolore di sto stronzo. E tre, e questa ce la prendiamo noi, porca vacca. No, ho sbagliato, niente, ho sbagliato tutto, mannaggia, rifamo. Rivediamo il salvataggio. Eh no, ma perché? Questo era il 3. Guarda che faccia. Non se l'aspettava. E 4. E noi salviamo. E mo c'è quella finale, la 5. Eh no, ma porco. Ma perché sono saltato col... Ok, ma parte la fase 2. Mi ha preso uguale. Qua altre 5 volte dobbiamo prendere sicuro. Dai che ce la siamo così per fa. Allora, 5, ok, e questa qui la salviamo. E vedete, mi ha preso in faccia, non va bene. Mi ha preso a Shuri che non va bene. Ok, adesso io qui salvo. Devo riuscire a prendere. E una. Però vedi che ho sbagliato perché non mi devo far mettere all'angolo. No, perché non... Perché a volte mi fa il doppio salto? Mamma mia, come funziona mai il salto in questo gioco, raga? Cioè che tu salti, magari fai un salto piccolo, poi tieni premuto e ti fai il salto grande. Cioè, veramente funziona male, mamma. Affanculo, Pietro, io ti salto in testa, sai? Io ti gonfio.
Io il posto di Topolino lo prendevo a cazzotti, altro che cose strane. Ok, io qui salverei. Fa pure rima. Ma perché non mi funziona il cacchio qua? Boom! C'è 2 punti vita, attenzione, è 1 punto vita. Devo prendere solamente stelline. Dai, ce la potrei fare. Ce la potrei fare. Mi sa che manca l'ultimo colpo. Ultimo colpo, ultimo colpo. Non muore ancora, non muore ancora il bastardo. Ma perché? Dai, non è dove seguire l'ultimo colpo. Sì, ci abbiamo fatto, abbiamo vinto. Ben fatto, Miki. Tutto qua. Dai, una sequenza un po' più decente. Ah, ben fatto, Miki. Allora, Pietro Gamba di Legno, il forzutissimo, è stato distrutto. E adesso Miki può iniziare il suo prossimo cartoon animato. Come si dice? Preparati all'uscita che avverrà presto. Perché qua ipotizzavano, a quanto pare, che Topolino fosse incastrato in questo mondo dei suoi vecchi cartoon e solo uscendone poi poteva produrre un nuovo cartoon, che poi noi sappiamo sarebbe stato il cartoon maledetto della Disney, quello dopo Il Principe e il Povero. Sarebbe stato il cartoon maledetto della Disney che mi pare uscì nel 96 o 97, non mi ricordo. Il cartoon, quello Il Cervello in Fuga, quello che mostrava, anche se per breve tempo, un topolino indemoniato, tremendo, tipo Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Il cartoon è fighissimo, poi magari. Però venne, è stato poi bandito dalla Disney. Magari ne parleremo in una puntata speciale. Allora, hai trovato il Dottore Pazzo, sì, and Band Concert Mickeys e i topolini della banda del concerto? Questi no. Allora, il Dottore Pazzo l'abbiamo trovato, ma il concerto dei topolini no, non so che cacchio è. Allora ragazzi, abbiamo finito il gioco, adesso ci sono tutti i credits con tutti i personaggi. Questi sono i nemici del livello Steamboat Willie, che c'è la capra e c'è il pappagallo. Io c'ho fame, devo andare a mangiare. E qua c'è Pietro Gamba di Legno versione Steamboat Willie, versione antica. Poi un po' Dottore Pazzo, c'è Scheletrone. Poi c'è sta Scheletrone Ragno. No, Pipistrè. Scheletrone Ragno, l'avevo detto. Professore Pazzo, eccolo. Che c'ha pure le forbici nel camice. Poi Cacciatori di Alci. Come nemico ci sta l'alce. Ci stanno anche le rocce, eh. Ma no, sempre l'alce, però vista del lato. Poi la casa dei fantasmi, Lonesome Ghosts, i fantasmi solitari. C'è il fantasma che dà l'ammazzata. Poi c'è il fantasma sulla barchetta. Ma c'era anche il fantasma che non dava l'ammazzata. Eccolo. C'è quello che cammina, 4-4. Poi Miguel Fagiolo Magico. E c'è lo scarafone, che poi in realtà non è tanto scarafone, è più coccinella. Ci abbiamo la farfalla in diverse colorazioni. C'è lo zanzarone bastardo, sempre odiato. Questa è la coccinella turbo, quella che ci ha aiutato. E c'è il ragnone, che si vede solo per un attimo,
la ragnona, aspetta solo per un attimo tutto il gioco. Il principe il povero, c'è Erfaina quello col coltello. Poi c'è Erfaina quello con la balestra che è preso direttamente proprio da Robin Hood, proprio lui. Robin Hood, quello di Dan Bluth e poi ovviamente... grazie per aver giocato Mickey Mania. E poi ovviamente coso, chi ha incastrato Roger Rabbit, c'erano anche lì le faine. Ok ragazzi, abbiamo finito il gioco. Ultima cosa, andiamo a vedere se per caso... Oh, guardate, c'è il copione. Mickey Mania, scritto e creato da John Burton ed Andy Ingram. Dei Traveler's Tales, mitici Traveler's Tales. Abbiamo tutti i credits della Sony, ma adesso noi andiamo avanti perché voglio, prima di chiudere la puntata, voglio un attimo vedere se nella scelta dei livelli c'è qualcosa che ci è sfuggito. Vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è un extra. Io ci conto, se almeno un piccolo extra ci dovrebbe stare. Andiamo a vedere. Dai che c'ho, devo andare a mangiare, su, devo andare a cucinare, dai. C'ho da fare, devo andare a cucinare. La sortia, là. Non c'è, basement, the hall, nice garden, underground, steps on the table, the library, the kitchen, the dungeon, up the tower, the escape, la fuga e poi battaglia finale. Poi c'è un livello bonus. Questo livello bonus, lo sapevo che c'era. Il concerto della banda, 1935, cos'è? No, questo è un livello, no, aspetta. Aspetta. È caduto dal livello bonus e è tornato al giardino. Quindi un livello che si può accedere solo dal giardino. Aspettate però. Come faccio? No? Allora, l'unico modo... Aspettate un attimo, torniamo a quel livello là. Aspettate, torniamo subito. Ok, eccoci al livello segreto, livello bonus. Andiamo. Il sesto livello è impossibile da superare. No, è impossibile, come fa? Rifamo. Ma no, è il solito bug che mi fai due salti di fila, ma perché? Cioè immaginate uno che si fa il mazzo per raggiungere il livello bonus e poi in un secondo già finisce tutto. Una cosa vergognosa. Ma porco, è difficilissimo. Niente, no. Una difficoltà assurda. Ma io qua salverei. Aspettate che la risma sopra si avvicina, perché io sono tipo risme de... so casse, risme di carta, che so? So casse. E qua risalvo. Soriano mi sa che l'hanno tolto al gioco perché era troppo difficile, l'hanno lasciato solo come livello bonus, che se tu lo sbagli non succede niente. Beh, sopra c'era una cassa che è sparita, non torna più, eccola. Ma no! Dammela! Porco il ca... Aspetta, voglio provare a pigliarla al volo? Mi sa che non è possibile. Sì! Ce l'avevo fatta! Non ce la fa, eh? Sì, ce l'ho fatta, fermi tutti. E va a fare in culo. Ma quante ne devo saltare di gas per vincere sto livello di merda? Oh, attenzione! C'è il topolino che della banda, quello di fantasia, che dirige la banda. Guardate che cazzaro! Non ci posso credere, una cosa è possibile questo, ragazzi. Ho fatto il bonus! Il bonus su Nob! Il bonus al contrario.
Ah, ti regala un continuo extra. Hai capito? Ma fighissimo. E ti regala un continuo extra così, però il gioco è stra difficile. Allora, ragazzi, qui finisce la serie su Mickey Mania. Abbiamo anche visto il livello bonus è completato. Grande sorpresa. Per questa volta è tutto, ragazzi. È stata un'odissea incredibile finire sto gioco. Per questa volta è tutto. Spero che vi siate divertiti insieme a me. Presto finiremo un altro gioco, spero meno difficile di questo. Ciao, ragazzi, alla prossima! Ciao, ragazzi, ciao ciao ciao.